Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il video che vi avevo promesso una settimana fa, e cioè Last Orange Dinosaur Hour. E sì, quindi passerò a leggere le vostre domande che mi avete lasciato sotto quel video e alcune su Instagram. Comunque oggi è Halloween, quindi buon Halloween a tutti, ed ecco il motivo del mio trucco abbastanza strano. Sì, ma io sono strana sempre. Comunque, iniziamo subito. Chris Green mi ha chiesto: come è iniziata la tua passione per la lettura? Cosa ne pensi del primo libro della saga degli Annoli Caduti di Becca Fitzpatrick? Vale la pena continuarla? Sei simpaticissima, baci. Grazie mille, Chris Green, non so, non penso sia il tuo vero nome, comunque grazie mille. E, allora, la mia passione per la lettura è iniziata quando ero piccola, più o meno con i piccoli brividi. Andavo in biblioteca comunale, che poi sfortunatamente è stata chiusa, e mi ricordo leggevo tantissimi piccoli brividi, oppure il Club delle Babysitter, tutti questi libri un po' per bambini. Poi la prima volta che ho preso un libro serio fu Harry Potter e il Calice di Fuoco in inglese. Sì, già da piccola, passione per l'inglese. E poi abbandonai per un certo periodo di tempo, tipo per le medie, e riniziai subito in primo superiore con i libri di Eragon e poi Twilight, sì, lo so. Ora mi insulterete tutti, però Twilight è uno dei libri che mi ha riportato a lettura e nel genere fantasy comunque, urban fantasy, paranormal romance, diciamo. Poi, cosa ne pensi del primo libro della saga degli Angeli Caduti di Becca Fitzpatrick? L'ho letto anni fa, però mi ricordo che mi era piaciuto molto, l'avevo letto in una sera autunnale, invernale, dove pioveva, io stavo sotto le coperte con la tazza di tè vicino. L'ho letto in un giorno solo e mi era piaciuto davvero tanto, solo non pensavo ci fosse in seguito, fosse una saga, quindi non ho mai preso il secondo, che poi alla fine c'era, quindi l'ho recuperato e lo sto leggendo, quindi vi farò sapere quando l'ho letto. Comunque, se vale la pena continuarla, secondo me sì, perché il primo promette bene, quindi al massimo vi farò sapere più in là quando avrò letto anche gli altri, perché appunto li sto recuperando. Poi, YellowBlack97 mi chiede: qual è la tua categoria nen preferita? La mia è la trasformazione, visto che Hisoka e Killua sono i miei personaggi preferiti. Beh, voi sapete tutti che sono una fanatica di Hisoka, quindi anche la mia è la trasformazione, non c'erano dubbi a riguardo. E poi Hisoka, regalatemi un Hisoka, vi prego, per Natale mi potete regalare Hisoka? Io lo amo. Comunque anche Killua è uno dei miei preferiti, quindi insomma ci piacciono gli stessi personaggi. Vedo anche che la tua icon è Hisoka e ti amo segretamente per questo. Poi Marco Mingolla mi chiede: saghe preferite, libri preferiti e personaggi preferiti. Allora, le mie saghe preferite sono in assoluto Harry Potter, Shadowhunters, però le origini, anche Shadowhunters normale, però le origini è uno dei miei preferiti in assoluto. E poi sono un attimo presa in contropiede, perché libri singoli ne ho tanti altri. Saghe, a parte queste due, mi stava piacendo davvero molto. Vabbè, dimenticavo. Vampire Academy, l'Accademia dei Vampiri, quella è una. Sto molto in pista da mesi con quella serie. L'ho letta tutta e ultimamente ho riletto anche i primi tre libri per piangere e farmi del male. Comunque, sì, quella. E poi ultimamente stavo leggendo The Raven Cycle, quindi Raven Boys e The Dream Thief. Di Majesty of Water, soltanto che in Italia è uscito soltanto Raven Boys e mi sta piacendo davvero tanto, quindi ve la consiglio come serie, anche se non ho letto ancora Lily Blue Blue Lily, che è quello che è uscito recentemente, devo ancora acquistarlo e leggerlo. Comunque, poi libri preferiti, poi ci sono i libri singoli e cado nel banale, ma dico quasi tutti quelli di John Colletto: Cercando Alaska, Colpa delle Stelle e Città di Carta mi sono piaciuti davvero tantissimo. Poi L'ospite di Stephanie Meyer, che io ho amato, non sapete quanti pianti mi sono fatto su quel libro. E vabbè, poi c'è Clockwork Princess della saga di Shadowhunters Origin, quindi la principessa, per ovvi motivi, ovvissimi motivi. E penso questi. Ah sì, anche L'angelo caduto di Susan Yee, io ho amato quel libro. Soltanto che l'edizione italiana fa un po' schifo di copertina, solo che sono molto belli, continua. Dovrebbe uscire il secondo, non so quando, in Italia, in America è già uscito e si chiama World After. Poi personaggi preferiti: Magnus Bane,
devo ripeterlo, Magnus Bane, dalla saga di Shadowhunters, comunque sta presente in tutte e due le saghe, io amo quel personaggio. Poi, se si parla anche di telefilm e manga, la lista cresce davvero esponenzialmente perché ci sono Sam e Dean di Supernatural che io amo, Castello un po' di meno, e Crowley, io lo amo sempre di Supernatural. Poi da Game of Thrones c'è Tyrion, c'è Daenerys e Jon Snow e anche Arya che amo e loro. Poi, sempre da Shadowhunters d'origine, Will e Jaime, io li amavo, anche Tess, oddio, ce ne sono tantissime, è un po' impossibile scegliere. Poi, vediamo un attimo. Beh, Dimitri e Rose, Rose la amo perché mi fa morire, poi Dimitri è l'uomo ideale, voglio un uomo russo. Lo voglio. Non lo so, per ora questi mi vengono in mente. Poi, Auror Malfoy mi chiede, sei contenta che Shadowhunters diventerà una serie TV? Hai visto o letto The Maze Runner? Avenger preferito? Allora, sono contentissima che Shadowhunter diventerà una serie TV perché secondo me il film aveva davvero toppato. Non mi era piaciuto per nulla, infatti se vedete non mi sono mai dilungata troppo nel parlarne, semplicemente per non farne una recensione brutta perché mi dispiaceva. Però non mi è piaciuto per niente. Gli attori erano fantastici secondo me, ma hanno fatto dei cambi nella trama troppo drastici e stupidi e non si capiva nulla. Quindi sono contentissima che rifaranno una serie, anche se dovranno esserci attori differenti e io piango perché secondo me Godfrey Gao era perfetto come Magnus, ma dettagli. E sarò felicissima di guardarla e vedere i miei personaggi avere una seconda chance. Poi, hai visto o letto The Maze Runner? Non l'ho ancora letto, ma ho visto il film e mi è piaciuto molto, quindi visto che è la mia best friend BFF forever, ha comprato il libro, me lo leggerò a scrocco da lei e poi se mi piace recupererò tutta la serie. Però mi era piaciuto molto il film, quindi penso mi piacerà anche il libro. Avenger preferito, Iron Man senza ombra di dubbio, io amo Iron Man, stravedo per Iron Man, Tony Stark dove sei? Voglio sposarti. Comunque sì, lui, poi in ordine top 3 insomma. Iron Man, Hulk, Thor. Capitano America non mi piace tanto. Non ho mai visto i film singoli di Capitano America, semplicemente perché non mi attira la storia. Però anche fisicamente io lo preferivo quando faceva la torcia umana. Così ha troppe tette. Ora capisco sì, sono pettorali, ma sono enormi. Si può mettere un reggiseno e lo riempie. Però capisco, agli altri piace. Fisicamente il più figo è Iron Man. E anche caratterialmente è il mio preferito. Quindi sì, lui, Tony Stark. Poi Giulia Ricatti chiede qual è il libro che preferisci in assoluto? Che facoltà segui? Allora, il libro che preferisco in assoluto, nel senso che se dovessi scappare da casa mia in fuoco, prendere solo quello. Mi stai mettendo seriamente in crisi. Penso Clockwork Princess. Ci sono tanto legata e poi ha una cover fantastica, un'edizione fantastica, il finale della mia serie preferita. Lo amo troppo, ho pianto troppo su quel libro per lasciarlo indietro, quindi quel Clockwork Princess. E che facoltà mi segui? Faccio medicina veterinaria, sono al primo anno a Teramo, quindi sì, è per questo che ho poco tempo per fare i video, troppo studio. Poi andiamo avanti. Francesco Musiclove mi chiede quali sono le tue tre saghe preferite di libri? Vabbè, ho già risposto più o meno a questa domanda, ma ripeto, Harry Potter, Shadowhunters le origini e Vampire Academy, quindi l'Accademia dei Vampiri. Penso di aver risposto a quelle, a tutte quelle su YouTube, quindi posso salutarvi. Allora, saluto quindi Chris Green, Yellow Black 97, Marco Mingolla, Auror Malfoy, Giulia Ricatti e Francesco Musiclove per avermi fatto delle domande. E ora passo alle due domande che penso avevo sopra Instagram. Comunque il mio Instagram per chi volesse sapere è questo, quindi Orange Dinosaur Aur, esattamente scritto in questo modo, tutto piccolo. E comunque trovate tante mie foto, tante mie update più regolari, pubblico spessissimo e sì, ecco qui. Questa era la foto dove io ho chiesto le domande. E passo subito a leggerle. Allora, Greta Patuzzi mi ha chiesto, preferiresti essere una maga o una Shadowhunter? Perché? Ti adoro, ciao. Oh, ti adoro anch'io, che sei carina. E comunque, non lo so, sai, mi hai messo in crisi fondamentalmente perché il mio sogno sarebbe stato andare a Hogwarts. Io penso per maga tu intendo strega?
quindi Hogwarts, e è il mio sogno da sempre, però anche essere una Shadowhunter è davvero figo. Scegliere Maga, Hogwarts. Harry Potter è la mia infanzia, non posso tradirlo così, e poi comunque Shadowhunter, poi sei limitato in combattere demoni per tutta la vita, sei strafigo, ma sei limitato, così invece hai la magia, magia, e poi Hogwarts, non lo so, sono molto emozionale per queste cose, però da come si vede anche dal mio tatuaggio penso che non, la domanda non sussista veramente Harry Potter, quindi Maga. Cosa pensi del personaggio di Draco Malfoy? Chiede Mirko Smile Forever. È il mio preferito. È anche uno dei miei preferiti. Sinceramente all'inizio mi stava antipatico come tutti penso, semplicemente perché sono cresciuta insieme ai film di Harry Potter e ai libri e comunque vedevo Draco come il suo antagonista, un po' così rivale. Però noi vediamo veramente la sua crescita durante i libri, molto più di Harry secondo me. Draco si vede il perché fa quelle cose, ha paura e non lo so, io l'ho amato alla fine quando, non lo so, l'ho amato. Cioè mi dispiaceva per lui, quindi mi sono affezionata piano piano. E no, mi piace Drago, il mio piccolo Drago. Non sono una fan della ship Drago Harry perché so che esiste, io non la capisco, ma va bene, a me Drago piace sinceramente. Sì. Vedo, controllo se ce ne sono altre, ma non penso. No, sono finite. Quindi saluto anche Greta Pattuzzi e Mirko Smile Forever per avermi fatto le domande e spero che il video vi sia piaciuto, non so quanto dura, spero non troppo. E sì, ora mi mangio il dolcetto a forma di zucca con voi, che ho comprato, sta nel vlog di Halloween che sto girando oggi. E buon Halloween a tutti! È buono! Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!